Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo nell'ordine per collegarci con i seguenti campi: Roma per Lazio-Napoli, Torino per Juventus-Cesena, Milano per Milan-Inter, Firenze per Fiorentina-Torino, Novara per Novara-Verona. Ai microfoni colleghi Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Giuseppe Viola, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi. Via con il risultato dei primi tempi via Roma. Lazio 0, Napoli 0, voi Torino. Attenzione Torino, per cortesia, Sandro Ciotti. Juventus 1, Cesena 0, evidentemente il tecnico non mi ha seguito. Juventus 1, Cesena 0, ripeto, a voi Milano. Milan 2, Internazionale 0, a voi Firenze. A Firenze 0-0 fra Fiorentina e Torino, a voi Novara. A Novara, Novara 2, Verona 0, a voi studio. Qui allo studio con gli altri primi tempi, ad Ascoli, Ascoli 0, Roma 0. A Bologna, Bologna 0, Lanerossi Vicenza 1. A Genova, Sampdoria 0, Cagliari 0. A Varese, Varese 0, Ternana 0. In sintesi, i cenni di cronaca, voi Roma. Sì, all'Olimpico di Roma spara ancora solo 0-0 all'inizio della ripresa. Un po' ridotto, anche se sempre sui livelli piuttosto alti, l'afflusso dei napoletani a Roma per questa partita, che si è rivelata subito all'altezza delle due contendenti, della loro posizione in classifica ricca di gioco e di episodi che hanno portato alternativamente alla ribalta Lazio e Napoli. Calata un po' nella parte centrale, la partita è tornata a farsi interessante. Nell'ultimo quarto d'ora gli spettatori, comunque 70.000 circa, non si sono annoiati. Dirige Levrero. Forte vento di Scirocco che nel primo tempo soffia alle spalle del Napoli, subito un lancio di D'Amico per Chinaglia con palla deviata in angolo, sul tiro Frustalupi manda fuori di testa. La Lazio prosegue ad attaccare e insidia ancora con D'Amico la porta della squadra avversaria. Al nono, per la prima volta, il Napoli riesce a superare il centrocampo e si porta in attacco con azione Massa Braglia, uscita di Pulici, superato e cross di Braglia ancora al centro, ma nessuno sfrutta l'occasione a porta vuota. La Lazio risponde subito con una pericolosa incursione di Chinaglia, il cui tiro cross raso terra da testa non era accolto dagli attaccanti laziali. All'undicesimo di Pulici su punizione di Clerici e subito dopo nuova parata del portiere laziale su tiro di Esposito. Al quattordicesimo clamorosa occasione per la Lazio su incursione di Garlaschelli e Chinaglia, le spalle rivolte alla rete avversaria, indirizza con un colpo di tacco il pallone verso la porta napoletana, salva Pogliana sulla linea. Fallo su Garlaschelli di Bruscolotti in aria al ventunesimo e subito dopo sull'azione che prosegue incursione di Massa e Clerici fermata da Wilson. Altra buona occasione per la Lazio al venticinquesimo, ma Chinaglia, forse per una frazione di secondo di ritardo nel tiro, non permette a Carmignani di essere pronto alla parata sul tiro appunto raso terra. Per brevità siamo costretti a non citare alcuni episodi della partita, occasioni non sfruttate soprattutto dal Napoli attorno alla mezz'ora e occasioni per la Lazio sventate la difesa napoletana. E arriviamo agli ultimi 10 minuti ancora ricchi di azioni. Al 35esimo plateale parata di Carmignani in tuffo su cross di D'Amico, al 39esimo è pronto Chinaglia a girarsi a tirare ma fuori, al 40esimo cannonata di Giuliano su punizione e splendida deviazione di Pulici, 43esimo cross dalla destra Frustalupi e Chinaglia in tuffo manca il colpo di testa, al 44esimo salva Bruscolotti in angolo su cross di D'Amico e lo scadere del tempo in un attacco del Napoli, Braglia impegna di testa Pulici. Risultato, ripetiamo, della partita a 2 minuti dall'inizio del secondo tempo, sempre 0-0 fra Lazio e Napoli, a voi Torino. Juventus 1, Cesena 0 dopo il primo tempo, Damiani sul rigore al 40esimo. A Torino fa freddo, piove, non gioca Anastasi, vittima di un attacco influenzale. Arbitra Picasso e il cassiere non ride, gli ombrelli sono meno di 20.000. Il Cesena schiera più centrocampisti di quelli che parola paventasse e indossa, forse con sottili sottintesi psicologici, una fiammante maglia granata. La Juventus ha subito avviato il forcing, sostenendolo anche con i centrocampisti e i difensori, ma l'intelligente interdizione dei romagnoli sulla tre quarti concedeva ai bianconeri pochissime opportunità in area. Al settimo una girata di sinistro di Altafini era ribattuta dal palo e al quarto d'ora Capello, per eludere l'uscita di Galli, era costretto ad allargarsi troppo e quindi a rinunciare al tiro. Per passare, insomma, la Juve doveva attendere il rigore, decretato a 5 minuti dal riposo per fallo di ostruzione di cera su Bettega sulla fascia sinistra dell'area. Le accorate proteste dei romagnoli trovavano Picasso irremovibile e Damiani poteva trasformare fintando sulla destra e piazzando la palla nell'angolo opposto. Il gioco si incattiviva e ne facevano le spese Capello e Rognoni, entrambi ammoniti. Abbiamo cominciato la ripresa da 1 minuto, ovviamente il risultato non è cambiato. Juventus, ricordo, sempre in vantaggio per 1-0, grazie a un rigore trasformato da Damiani al 40esimo del primo tempo. Voi Milano. A San Siro invece siamo già al sesto, il Milan, come ho detto, conduce sull'Inter per 2-0 grazie ai gol messi a segno da Calloni e Benetti. Un Milan concentrato come forse mai in questo campionato, sta quindi mettendo sotto l'Inter. Doveva essere un derby di tono modesto, invece la partita è abbastanza divertente, non certo delle peggiori.
migliori tra le 171 sin qui disputate. La giornata di vena di Benetti e Gorin ha consentito al Milan di avere la meglio a centrocampo e di avvicinare le punte a Bordon in diverse occasioni. Vanno ricordate alcune pericolose conclusioni di Chiaruggi e Benetti. Albertosi ha corso soltanto un rischio dopo due minuti, quando Nicoli ha mancato di un soffio la deviazione sul cross di Mariani. Ed ora raccontiamo i gol. Al sesto, Calloni di testa ha girato in rete un cross di Benetti dopo una bella azione dello stesso giocatore. Ha raddoppiato lo stesso Benetti, migliore in campo secondo noi in questi primi 45 minuti. Al 39esimo, scambio Chiaruggi-Gorin, scatto e traversone dell'ala e precisa deviazione vincente di Benetti. Ora c'è un tiro di Chiaruggi da fuori aria che di poco sorvola la traversa. Dirige il signor Serafino davanti a 60.000 spettatori. Piove da stamane, il terreno è scivoloso. Gli angoli sono 5-2 per l'Internazionale. Ripeto il risultato: Milan 2, Inter 0. A voi Firenze. Qui a Firenze si gioca il secondo tempo da appena due minuti, 0-0 fra Fiorentina e Torino. Un buon primo tempo fra due squadre molto determinate, con gioco veloce e rapidi spostamenti di fronte, più iniziativa in fase offensiva della Fiorentina, mentre a centrocampo il Torino ha mostrato maggiore lucidità. In pratica comunque i portieri hanno avuto poco lavoro, soprattutto Superchi, che nei primi 45 minuti si è limitato a tre interventi di ordinaria amministrazione. Castellini si è esibito invece nella parata più difficile. Al 13esimo, cross di Casarsa sul quale si avventa caso e colpisce di testa, vola il portiere del Torino a sventare in angolo. La seconda palla gol al 40esimo, è ancora Casarsa a servire dalla sinistra a caso, questa volta l'ala destra fa velo per Antonioni che avanza dalla destra, appunto. Antonioni è solo ma tira precipitosamente al volo ed alza le stelle. Da notare che il Torino ha utilizzato il numero 14 dal 12esimo minuto di gioco. Callioni, infatti, uno dei giocatori più dinamici fra i granata, ha accusato uno stiramento alla gamba sinistra, è stato costretto ad uscire ed è stato sostituito da Ferrini. Ammoniti Pellegrini per fallo su Graziani e Casarsa per simulazione di fallo. Arbitra Michelotti, gli spettatori sono 30.000 circa, i calci d'angolo nel primo tempo 4-3 per il Torino. Il cielo è coperto, c'è un po' di vento, siamo all'inizio del quarto minuto di gioco del secondo tempo, col risultato invariato 0-0 fra Fiorentina e Torino. A voi Novara. Il Novara sta conducendo per 2-0 sul Verona al settimo minuto della ripresa di una partita che si sta giocando sotto la pioggia e su un campo pesantissimo dove è anche difficile portare avanti la palla. Attenzione, attenzione, scusate, qui è l'Olimpico di Roma. Braglia ha portato in vantaggio il Napoli cogliendo la porta vuota della Lazio in un momento in cui appunto Purici era uscito per un'azione veloce condotta dallo stesso numero 11 del Napoli, che dopo essersi liberato delle portiere è riuscito a mettere il pallone in rete a porta vuota. Pertanto il risultato dopo 8 minuti dall'inizio del secondo tempo è il seguente: Lazio 0, Napoli 1, ha segnato Braglia a Telluzzi. Bene, qui la partita, dicevo, si sta giocando su un campo pesantissimo e sotto la pioggia. Il Novara è passato in vantaggio dopo appena 8 minuti di gioco ed è stato un gol bellissimo realizzato dall'ala sinistra Rolfo, che ha raccolto un cross in area di Carrera e di testa è infilato in rete. La palla è passata tra la mano protesa del portiere Giacomi, che si era slanciato in tuffo, e il palo di sinistra. Subito dopo il Novara avrebbe potuto raddoppiare con Del Neri, liberato da uno scivolone di Nanni, ma il suo tiro usciva di poco al lato. Lo stesso Del Neri intorno alla mezz'ora se ne andava in slalom e tirava fuori a pochi passi dalla porta avversaria. Successivamente Giacomi salvava alla disperata su Ghio. Il secondo gol comunque arrivava al 43esimo per merito ancora di Rolfo, che superava Gasparini, scartava Giacomi e quasi dalla linea di fondo metteva in rete con un tiro trasversale. Vantaggio meritato e superiorità indiscussa del Novara, che su un terreno pressoché impossibile sta sviluppando un gioco decisamente più organico e più aggressivo. Quanto al Verona, almeno fino a questo momento, si è rivelato fragilissimo in difesa e in fase offensiva non è mai riuscito ad esprimersi in qualche maniera pericolosa. Arbitra Menegali, nonostante la giornata tipicamente invernale, lo stadio è gremito ed è anche piuttosto larga la rappresentanza dei tifosi veronesi. Ora è il nono minuto della ripresa, sempre 2-0 per il Novara sul Verona. A voi studio. E dallo studio qualche secondo ancora e quindi passeremo la linea all'Olimpico. Ad Ascoli, Ascoli 0, Roma 0, calci d'angolo 1 per parte, terreno ottimo, 32.000 gli spettatori, arbitra il signor Panzino. A Bologna, Bologna 0, Lanerossi Vicenza 1, al 22esimo segna Galuppi su azione di calcio di punizione battuto da Sormani. Calci d'angolo 7-2 per il Bologna, terreno buono, 28.000 gli spettatori, arbitra il signor Benedetti. A Genova, Sampdoria 0, Cagliari 0, gli angoli 7-3 per la Sampdoria. Al 32esimo è stato espulso Poli del Cagliari per un fallo su Salvi. Terreno pesante, piove, 10.000 le persone che assistono all'incontro, arbitra il signor Lazzaroni. A Varese, Varese 0, Ternana 0, calci d'angolo 4 per parte, 5.000 gli spettatori, il terreno è pesante, piove, arbitra il signor Riccardo Lattanzi. Vediamo ora
la situazione in Serie B è precisamente all'ottavo della ripresa. Atalanta 1, Reggiana 1, Avellino 2, Foggia 0, Catanzaro 2, Alessandria 2, Como 1, Brindisi 1, Palermo 0, Genoa 0, Parma 1, Arezzo 0, Perugia 0, Spal 2, San Benedettese 0, Brescia 0, Taranto 0, Pescara 0. In Serie C, Riccione 0, Rimini 1, Regina 1, Bari 1, Atea Meri. Siamo giunti all'Olimpico di Roma, al decimo minuto del secondo tempo, e vi ripetiamo, il Napoli è passato in vantaggio all'ottavo minuto. L'azione si è sviluppata così: Martini ha dato indietro a Pulici, si è inserito fra i due Braglia, che ha evitato l'uscita del portiere e ha insaccato a porta vuota. Braglia pertanto ha portato in vantaggio il Napoli all'ottavo minuto, e ora la squadra partenopea conduce per una rete a zero. Ora è il decimo minuto della ripresa, attendiamo che venga battuto un calcio di punizione in favore del Napoli, molto probabilmente accanto alla bandierina del calcio d'angolo, ma non sappiamo se sarà calcio di punizione oppure se i giocatori del Napoli dovranno effettuare semplicemente una rimessa quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo sulla destra della rete laziale. Braglia che recupera in questo momento la palla, la concede ai giocatori laziali, vediamo che ci sono ancora delle contestazioni sul campo, ci sono palloni che vanno e vengono, un pallone è uscito, molto probabilmente ora assisteremo ad un calcio di punizione. No, è l'arbitro, il signor Levrero di Genova, che rimette in gioco la palla. C'è un tentativo di attacco da parte del Napoli con Clerici, c'è un affondo che manda la palla oltre il fondo e quindi c'è una rimessa in gioco per la Lazio. Lazio che sta perdendo l'incontro per una rete a zero. Ecco Rececconi che recupera sulla destra, avanza, cerca di salvarsi dal fallo laterale e vi riesce, mantiene il pallone in gioco, tocca indietro ancora per Badiani che avanza e Rasotero rimane ancora nella zona presidiata da Chinaglia, respinge ancora la difesa del Napoli ma ribatte ancora la difesa laziale, ed ecco Martini sulla sinistra, è in lotta con il suo diretto avversario che è Massa, ha recuperato il pallone Rececconi, avanza ancora, cerca di spostare sulla destra, lascia la palla a Frustalupi, in avanti ancora a Chinaglia che cerca di toccare il settore di destra, nessuno è pronto a ricevere il passaggio, libera così la difesa del Napoli. Intanto vediamo le formazioni delle squadre: il Napoli è in campo Carmignani, Bruscolotti, Pogliana, Burnic, La Palma, Orlandini, Massa, Giuliano, Clerici, Esposito e Braglia. Per la Lazio giocano Pulici, Polente, Smartini, Wilson, Oddi, Badiani, Garlaschelli, Rececconi, Chinaglia, Frustalupi e D'Amico. Il Napoli che ha Burnic libero controlla Garlaschelli con Bruscolotti, D'Amico con Pogliana, Chinaglia con La Palma. C'è un attacco del Napoli ed Esposito è terminato a terra. La Lazio con Wilson libero tiene Polente su Braglia, Martini su Massa e Oddi su Clerici. A centrocampo Orlandini, Badiani, Giuliano, Frustalupi ed Esposito Rececconi. Calcio di punizione al termine di questa azione, linea naturalmente a Torino. C'è il calcio di punizione che sta per essere battuto per il Napoli, parte il tiro, pallone in aria. Ecco un giocatore in attacco, Orlandini. Badiani a due passi da lui, toglie la palla, Badiani e Orlandini si controllano, il pallone è terminato fuori, la rimessa in gioco, no, si tratta di una rimessa al fondo campo, vediamo che il pallone è uscito in fallo laterale, il guardalinea l'ha segnalato al signor Levrero, quest'ultimo a proseguire l'azione, ora finalmente se ne accorge, il gioco riprenderà con una rimessa dalla linea del fallo laterale. Al tredicesimo dalla ripresa, sempre 1-0 per il Napoli, rete di Braglia all'ottavo, a voi Torino. Si gioca il nono della ripresa a Torino, la Juventus è sempre in vantaggio per 1-0, avendo segnato, ricordiamo, con Damiani sul rigore a 5 minuti da riposo, in apertura di ripresa un palleggio troppo audace di Cera, liberava Bettega per un tiro ravvicinatissimo che Galli ribatteva con bravura, consentendo alla propria difesa di allontanare definitivamente la palla. Nel Cesena il libero è Cera, con Zaniboni su Altafini, Danova su Bettega e Ammoniaci su Damiani. A centrocampo agiscono Festa, nominalmente alla destra, Rognoni e Brignani, con Bertarelli e Bordone punte. La Juventus, che oltre ad Anastasi deve rinunciare anche agli squalificati Causio e Furino, presenta Scirea libero, Morini stopper, Capello mediano di spinta, Cucureddu e Viola interni, Damiani, Altafini e Bettega punte. Altafini ha dato un buon contributo in avvio di gara, ma adesso sta lentamente spengendosi, anagrafe e terreno evidentemente troppo pesanti non gli consentono di brillare. In attacco comunque il Cesena in questo momento, su azione sviluppata da calcio dalla bandierina, interviene però l'interdizione juventina mettendo la palla in out e facendo quindi sfumare l'opportunità per i romagnoli. Al decimo minuto della ripresa, ripetiamo, Juventus in vantaggio sul Cesena per 1-0 a te Provenzali. Invece parla San Siro, siamo al sedicesimo, il Milan conduce sempre sull'Inter per 2-0 e continua a praticare il calcio migliore. Il Milan avrebbe potuto portare a 3 le proprie reti all'ottavo con Benetti che si era liberato molto bene in area, poi anziché tirare ha preferito il passaggio sbagliando e poco dopo con Rivera anticipato in scivolata al momento del tiro da Bertini. Ancora da segnalare un tiro da lì
limite di Benetti, che ha sorvolato di poco la porta difesa da Bordon. I confronti diretti più interessanti, che si sono conclusi a favore del Milan tutti finora, sono Benetti Mazzola, Bertini Rivera, Cerilli Sabadini, Gorin Fedele e Nicoli Bigon. Siamo al 17° a San Siro, ripeto il risultato: Milan 2, gol di Calloni e Benetti, Inter 0. A voi Firenze. A Firenze siamo al 12° minuto del secondo tempo, non è cambiato il risultato, è ancora 0-0 fra Fiorentina e Torino. Le azioni principali di questa prima parte del secondo tempo in rapida sintesi: al terzo una buona occasione per la Fiorentina, ancora Casarsa che ha servito caso e ancora una volta il portiere del Torino Castellini a deviare in angolo. Al quarto è il Torino a rendersi pericoloso in contropiede, Graziani serve molto bene Sala che colpisce però debolmente di testa e facilita così l'intervento di Superchi. Al sesto un tiro da fuori aria di Ferrini, all'ottavo un tiro cross di Graziani, entrambi parati con facilità dal portiere della Fiorentina Superchi. Poi al nono Antonioni lancia molto bene Casarsa, che però è in una posizione piuttosto angolata, tenta la rovesciata da posizione, ripetiamo, molto difficile, e la parata è di Castellini. Da segnalare nelle due formazioni il rientro nella Fiorentina di Antonioni nel Torino di Pulici. Inizia il 13° minuto di gioco del secondo tempo con le squadre in parità, 0-0 fra Fiorentina e Torino. A voi Novara. Sempre 2-0 per il Novara sul Verona al 15° minuto della ripresa, più aggressivo il Verona in questo scorcio del secondo tempo e per due volte Zigoni e Domenghini sono giunti a contatto col portiere novarese, che tuttavia non è stato ancora seriamente impegnato. Quanto alle formazioni rispetto a domenica, sono completamente rivoluzionate. Il Novara lamenta le assenze di Veschetti e Giannini ma recupera Vivian e Carrera e presenta un attacco praticamente a tre punte con Turella, Ghio e Rolfo. Nel Verona rientra Sirena Terzino al posto di Menicucci, mentre la defezione di Busatta ha costretto Cadea a schierare Mazzanti interno, con il conseguente arretramento di Maddè sulla linea mediana. All'inizio della ripresa comunque il numero 13 Tatei, che tra l'altro è un ex, ha preso il posto di Mazzanti nel Novara. Ora nel Verona, scusate, ora c'è ancora un attacco del Novara in avanti e c'è un calcio di punizione che è stato fischiato dall'arbitro Menicucci. È sempre 2-0 per il Novara sul Verona di Bortoluzzi. Niente da segnalare dagli altri campi. Ad Ascoli sempre situazione di parità, Ascoli 0, Roma 0 al 14°. Al 13° a Bologna, Lanerossi Vicenza in vantaggio sul Bologna per 1-0. Situazione di parità, Genova Sampdoria 0, Cagliari 0 al 14°. 15° a Varese, Varese 0, Ternana 0. In Serie B, situazione punteggio variata a Perugia, Perugia 1, Spal 3, Via Olimpico. 17 minuti sono trascorsi dall'inizio della ripresa e ricordiamo che il Napoli conduce sempre per 1-0. Marcatore Braglia all'ottavo minuto sta attaccando la Lazio, ora il Napoli si è disimpegnato, ha riportato la palla sulla fascia centrale del campo, la scambiano in attacco Esposito e Giuliano, ma la recupera Rececconi e la rimanda ancora in avanti nella zona di Garlaschelli, piuttosto arretrato a ridosso della linea mediana. Da Garlaschelli a Rececconi, ancora sulla sinistra Badiani, un attimo di disattenzione del giocatore e scatta Orlandini che gli ha tolto la palla, scende con la palma Orlandini sulla destra e la palma in possesso della palla, è giunto all'altezza l'area avversaria, cede ancora il pallone indietro Orlandini, ritornando, restando vicino ancora al giocatore. C'è un intercettamento da parte dei difensori, è Massa che recupera ancora, avanza la posizione di mezzo testo, al limite dell'area, entra in area, si libera di uno dei giocatori, tiro, parata di Pulici, recupera ancora Massa, ribatte ancora il pallone, Braglia di testa, e ancora il pallone deviato in calcio d'angolo, crediamo, da un difensore. Azione pericolosissima del Napoli che si è portato nuovamente vicinissimo al gol. Ed è stato Pulici ancora una volta, come ha fatto nel primo tempo, come ha fatto già domenica scorsa a Milano, a sventare la minaccia dei giocatori avversari. Sono trascorsi 19 minuti, il pallone è terminato in calcio d'angolo, attendiamo che venga battuto il tiro dalla bandierina. Ecco Esposito sulla destra, sono in attacco, Clerici all'altezza del limite dell'area di porta, alle spalle di Clerici c'è Massa, alle spalle di tutti c'è ancora Braglia al limite dell'area di rigore. Il pallone viene lanciato invece a Giuliano, nella posizione di mezzo sinistra, ancora Giuliano in possesso della palla, sta per essere attaccato dai Cecconi, cerca di scambiare con Esposito, ancora uno scambio Esposito di Giuliano, poi Giuliano. Esposito scatta in posizione di fuorigioco, l'azione viene fermata e c'è un calcio di punizione per la Lazio. Al 19° sempre 1-0 per il Napoli, a voi Torino. È il quarto d'ora a Torino, situazione immutata, con la Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 sul Cesena. Il Cesena, chiamato ad attaccare, lo fa con discreta determinazione e talvolta anche con il soccorso di qualche idea, ma la difesa della Juve, chiamando tempestivamente a copertura i centrocampisti, riesce sempre a controllare senza affanno la situazione e, quel che più conta, ad avviare agili azioni di rimessa che talvolta colgono le retrovie romagnole sbilanciate. All'11° per esempio Damiani non si è avveduto di Altafini smarcatissimo a pochi metri da Galli e si è ostinato a controllare in palleggio,
facendoci rubare la palla dal portiere romagnolo, piuttosto che cederla al centravanti che, ripetiamo, era libero per il tiro. C'è ora un calcio d'angolo in favore del Cesena, che sarà battuto da Ceccarelli, e al termine da questa azione passeremo la linea viola a San Siro. È il terzino destro romagnolo, ripetiamo, che si accinge a calciare dalla bandierina, parabola piuttosto alta verso il centro dell'area, ribatte Cirea, recupera Rognoni, si libera di Cucureddu, serve Bordoni in area, su di lui si porta tempestivamente Morini e successivamente Capello, che libera. Al 16° a Torino, Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 a Teviola. Al 22° a San Siro, Milan 2, Internazionale a 0, il Milan controlla agevolmente la partita, ora c'è un calcio d'angolo per l'Inter, la palla spiova in aria, il colpo di testa di Mariani finisce sul fondo. L'Inter non è certo all'altezza di 7 giorni fa, quando sconfisse la Lazio, e non riesce finora a rendersi pericolosa. Bigoni invece poco fa ha impegnato ancora una volta Bordon con un colpo di testa un po' troppo centrale. Ripetiamo, siamo al 22° e il Milan è in vantaggio per 2-0, qui San Siro, a voi Firenze. Al Comunale di Firenze siamo al 17° minuto del secondo tempo, sempre 0-0 fra Fiorentina e Torino. È stata adesso un'azione della Fiorentina impostata dal centravanti Casars, ma l'intervento di un difensore del Torino l'ha resa vana. Da segnalare al 13° un passaggio di Merlo Antonioni, che è partito in slalom, si è portato al limite dell'area da posizione molto centrale, ma il tiro è stato deviato in angolo da un difensore torinese. Al 14° poteva andare in vantaggio il Torino, è stata praticamente l'azione più clamorosa che si è presentata per portarsi in vantaggio al Torino. Il cross di Graziani sulla destra ha sbagliato clamorosamente l'intervento della martira. Pulici si è trovato completamente solo al centro dell'area, ma non ha saputo approfittare del regalo, il suo tiro è stato altissimo e male. Al 15° un tiro da lontano di Merlo, che non ha preoccupato Castellini. 18° minuto del secondo tempo, ancora 0-0 fra Fiorentina e Torino, a voi Novara. A Novara, dove sono trascorsi 20 minuti dalla ripresa, il risultato è identico a quello del precedente collegamento, cioè Novara 2-0. Il Novara continua praticamente a dominare la partita, a controllare la partita, impostando e realizzando un gioco molto lungo aereo. Ora c'è un attacco da parte del Verona e il portiere novarese riesce a sventare. Dicevo che il Novara sta impostando un gioco molto lungo aereo con propulsioni sulle fasce laterali, dove operano Turello e Rolfo, che mettono in difficoltà il Verona, il quale si affitta ad una fitta rete di centrocampisti per smorzare l'impegno e il ritmo dei novaresi. Il Verona comunque in questa fase della ripresa continua a contrattaccare con maggiore decisione. Ora invece c'è il Novara che si rimette nuovamente in movimento. È il 22° minuto della ripresa, sempre 2-0 per il Novara sul Verona di Bortoluzzi. Ad Ascoli siamo al 20°, la situazione è sempre di parità, Ascoli 0, Roma 0. A Bologna 19°, Lanerossi Vicenza in vantaggio sul Bologna per una rete a 0. A Genova 21°, Sampdoria 0, Cagliari 0. A Varese il risultato è cambiato, abbiamo il Varese in vantaggio. Al 18° ha segnato Maggiora su azione susseguente a calcio di punizione. In Serie B è cambiato un punteggio, la San Benedettese è passata in vantaggio, questa è la situazione. San Benedettese 1, Brescia 0. Vi rileggo il quadro: Atalanta 1, Reggiana 1, Avellino 2, Foggia 0, Catanzaro 2, Alessandria 2, Como 1, Brindisi 1, Palermo 0, Genoa 0, Parma 1, Arezzo 0, Perugia 1, Spal 3, San Benedettese 1, Brescia 0, Taranto 0, Pescara 0. In Serie C, Riccione 0, Rimini 1, Regina 1, Bari 1, Atea Meri. Sì, 22° minuto della ripresa, situazione immutata. Al 22° pochi istanti fa è uscito dal campo Martini e ha lasciato il suo posto a Nanni, e Badiani ha preso il posto di Martini e Nanni quello di Badiani. La palla è terminata in fallo laterale all'altezza del limite dell'area del Napoli, la rimessa in gioco impegna la palma e Burnic, poi il pallone ancora in avanti lungo la linea del fallo laterale a Iuliano, scatta ancora in avanti Orlandini, Iuliano ha fermato la palla proprio sulla destra all'altezza della linea mediana del campo, tenta di portare il pallone ancora in avanti, poi lo scambio con Orlandini, ecco Orlandini in fase d'attacco controllato da Wilson, Orlandini sulla posizione di ala destra, ha davanti a sé ancora Wilson, attende di essere attaccato dal laziale, poi si libera di Wilson, entra in area sulla destra, va a terra un giocatore laziale, ancora Orlandini sul fondo, cross, tiro, Braglia di testa sul fondo ancora. Altra minacciosa azione, incursione da parte dei napoletani, ancora una volta è stato Braglia, come in precedenza, mentre non eravamo collegati, a effettuare il tiro pericoloso. In precedenza è stato Pulici che si è trovato improvvisamente la palla fra le gambe, uscendo in tackle, scivolato quasi sul giocatore lanciato a rete. La rimessa in gioco, attenzione da parte... attenzione a Meri da Firenze, la Fiorentina è passata in vantaggio al 20° con un gol di caso, conduce quindi per 1-0 sul Torino, a te la linea. Scende in questo momento la Lazio, è D'Amico che dirotta la palla sulla sinistra, dove in questo momento vediamo in azione Badiani.
Panica scambiato con Oddi che riceve ancora la palla, ecco Oddi in possesso del pallone, in avanti in profondità nella zona di Chinaglia, intervento difensivo da parte dei napoletani, recupera ancora Nanni, ribatte ancora il pallone verso Chinaglia, vola la palma di testa e colpisce la palla respingendola, un colpo di testa all'indietro di Clerici, Giuliano rimanda ancora il pallone sulla sinistra per Braglia e per gli altri giocatori dell'attacco napoletano che giocano piuttosto arretrato. Clerici scatta ora sulla sinistra, cerca di aggirare Oddi, non vi riesce, va a terra, il gioco riprenderà molto probabilmente con una rimessa dal fallo laterale oppure con un calcio di punizione, vedremo le decisioni di Levrero. Il pallone è terminato fuori all'altezza della fascia centrale del campo e forse ci sarà un calcio di punizione in quanto il signor Levrero si è portato vicino a Oddi e l'ha redarguito non ufficialmente, comunque calcio di punizione battuto da Massa indietro a Giuliano che avanza una posizione di mezzo sinistro, allunga ancora il pallone sullo estremo sinistro per Esposito che va sul fondo, si salva dal fallo di fondo, si libera di un avversario, ritorna ancora un po' indietro, colpo di tacco, altra finta, ancora sul fondo, entra in aria, pronto a effettuare il tiro, vi riesce Giuliano davanti al portiere, ha alzato il pallone incredibilmente alto oltre la traversa sul fondo. Al 25esimo minuto del secondo tempo 1-0 per il Napoli, come sentite continua anche ad attaccare. A voi Torino. Dove si gioca il 16esimo della ripresa, Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 sul Cesena grazie al rigore trasformato da Damiani al 40esimo del primo tempo. Il gioco, che si era pericolosamente incattivito subito dopo l'episodio del rigore, sembra tornato su toni agonistici e accettabili, anche se nel frattempo sta scadendo il contenuto tecnico per l'affanno che compromette i tentativi offensivi dei romagnoli e per i troppi errori di esecuzione, soprattutto in fase di rifinitura, che commettono anche quegli juventini che dovrebbero disporre di buon palleggio. Tuttavia, nel valutare queste considerazioni, tenuto debito conto dello stato del terreno che è davvero molto pesante ed ingannevole, soprattutto sulle fasce laterali dove si svolge in prevalenza il gioco della Juventus, è partito comunque proprio dalla fascia sinistra un cross di Gentile che tuttavia Damiani non riesce a controllare. Siamo giunti al 17esimo, al 22esimo, Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 sul Cesena, Teviola. Dove siamo giunti al 27esimo a San Siro, il Milan ha portato da 3 le reti di vantaggio, ha segnato la terza rete Facchetti con un clamoroso autogol per anticipare Calloni, lanciato da un cross di Rivera. Il terzino dell'Inter ha tentato la via del calcio d'angolo ma ha infilato inesorabilmente il proprio portiere Bordon. La situazione pertanto, ripeto, è favorevole al Milan per 3-0 e poco fa ancora Sabadini, che ha compiuto un'autentica prodezza per arrivare solo in area, ha mancato un'altra occasione per i rossoneri. Partita largamente dominata dal Milan quindi, mentre l'Inter è pressoché irriconoscibile rispetto, ripeto, a quella vista domenica scorsa contro la Lazio. Siamo al 28esimo, Milan 3, Internazionale 0, a voi Firenze. A Firenze siamo al 23esimo del secondo tempo, la Fiorentina è in vantaggio sul Torino per 1-0, il gol è stato segnato al 20esimo punto del secondo tempo da caso e questo gol della Fiorentina è venuto da un'azione qui Schebi, adesso ha raddoppiato la Fiorentina con un gol del suo centravanti Casarsa. Quindi Casarsa al 23esimo ha raddoppiato per la Fiorentina che sta adesso conducendo sul Torino per 2-0. Parlavamo del primo gol della Fiorentina che è venuto su una azione cui schemi si erano ripetuti nell'incontro per 4-5 volte, cioè la fuga sulla destra di Casarsa, il cross preciso per Caso. Questa volta Caso ha colpito molto bene di testa, la palla è battuta sul terreno, poi è rimbalzata ed ha terminato così la sua corsa in rete. E questo gol aveva portato la Fiorentina in vantaggio sul Torino per 1-0. Poi al 23esimo, quando siamo entrati in diretta, c'è stato il secondo gol segnato da Casarsa, quindi adesso al 24esimo la Fiorentina sta conducendo sul Torino per 2-0. Qui è Firenze, a voi Novara. Situazione mutata al 28esimo minuto della ripresa, Novara 2, Verona 0 per i due gol realizzati dall'ala sinistra Rolfo nel primo tempo. Continua a piovere, del campo è sempre pesantissimo ma il gioco ora è decisamente più equilibrato. Il portiere novarese Pinotti è stato impegnato poco fa da un forte tiro di Domenghini su calcio di punizione dal limite. Subito dopo il Verona ha sfiorato il gol con una puntata in avanti di Correnti che però ha concluso a lado. A voi studio. Qui è lo studio, i colleghi di Cicco, Pasini, Viazzi e Dalla Noce, rispettivamente da Ascoli, Bologna, Genova e Varese, non ci segnalano novità, quindi questa è la situazione sugli altri campi della Serie A. Ascoli 0, Roma 0, Bologna 0, Lanerossi Vicenza 1, Sampdoria 0, Cagliari 0, Varese 1, Ternana 0 e passo all'ascolto dell'Olimpico. Ecco, dopo un'azione della Lazio con tiro finale di Galaschelli e parate di Carmignani, ancora il Napoli che cerca di portarsi in attacco. Il pallone è terminato fuori all'altezza della bandierina del calcio d'angolo sulla destra della rete difesa da Pulici, si è
attende la rimessa in gioco, recupera il pallone Clerici, rimessa in gioco che vede ancora il centravanti in possesso della palla mentre cerca di smarcarsi Braglia per aggiungere in soccorso del centravanti. Il pallone è terminato ancora fuori, c'è stata anche un'azione fallosa, quindi c'è un calcio d'angolo che Levrero concede ai giocatori napoletani. Si ritira la Lazio nella sua area mentre si riporta in attacco ancora Braglia vicino al disco di rigore, ancora Clerici e indietro a tutti Massa, questi i giocatori, ora sopraggiunge anche Giuliano. Il passaggio viene effettuato invece a Orlandini da parte di Esposito che scambia ancora con Esposito. Ecco il cross sotto porta, ecco un tentativo non riuscito da parte di Braglia, dalla parte opposta sopraggiunge in corsa ancora Orlandini in possesso della palla, gliela soffia Nanni, il pallone termina fuori, è stato Orlandini a toccare per ultimo il pallone e quindi assisteremo a una rimessa in gioco da parte della squadra laziale. Il pallone è portato rapidamente in campo da Wilson, mancano 15 minuti alla conclusione dell'incontro. Ecco la rimessa in gioco da parte di Pulici, è libero della Lazio che ha recuperato la palla in diagonale, la mette sui piedi di Oddi che avanza di qualche metro, poi la cede ancora sulla destra. In azione la squadra laziale con Polentes, con Rececconi che riceve ancora il passaggio obliquo da parte del terzino. In profondità cerca di servire Badiani che gira su se stesso, poi cerca di iniziare l'azione attraversando il campo da destra verso il centro. Passaggio a Chinaglia, scambiato ancora il pallone con Garaschelli al limite. Ancora un altro tentativo per Chinaglia da parte di Garaschelli, non riuscito, respinge la difesa del Napoli. Recupera Massa che scende ancora in slalom, tocca poi sulla destra per la corrente Orlandini che varca la linea mediana del campo. Su di lui si è portato ancora Badiani. Ecco Orlandini che cerca di scambiare con il centravanti Clerici. Scambio riuscito, Clerici si sposta sulla destra, mantiene ancora il possesso della palla, c'è uno scontro con Oddi alle spalle di Clerici, sopraggiunge ancora Frustaluppi che tocca ancora per Wilson al limite e quest'ultimo respinge a Nanni il pallone. Nanni tocca ancora sulla sinistra in diagonale per Frustaluppi, ecco Frustaluppi in possesso della palla, dà ancora lateralmente per D'Amico, scatta Badiani, dà ancora Frustaluppi, ancora indietro verso Oddi che avanza verso la linea mediana del campo, è in possesso della palla Oddi, cerca di sciabolare la palla ancora in avanti, colpo di testa di Massa che respinge e recupera ancora Frustaluppi, tocca il pallone sulla destra per Polentes. Attendiamo la conclusione di questa azione d'attacco della Lazio, ancora sull'estremo settore di sinistra dove si è mosso in questo momento D'Amico. D'Amico in lotta col suo diretto avversario, la palla termina fuori, la rimessa in gioco della Lazio all'altezza del limite dell'area avversario, ribattere Cecconi in aria, un pallone colpito di testa dalla palma, poi ancora da Bruscolotti deviato quasi in angolo, e rincorre la palla a Badiani, la recupera, salva la palla dal fallo di fondo, la tocca ancora verso il centro per Nanni, altro cross sotto porta, ma è stato spinto alle spalle sopraggiungendo in corsa Polentes, per noi dovrebbe essere la massima punizione, l'arbitro concede invece il calcio di angolo in favore della Lazio. Abbiamo visto chiaramente un giocatore sospinto in aria, ci ha dato l'impressione che sia stato D'Amico Polentes, crediamo forse più D'Amico, terminato a terra, comunque c'è il calcio d'angolo per la Lazio, già battuto, il pallone termina sul fondo, termina così anche questo nostro collegamento esattamente al 32esimo, mentre la Lazio sta perdendo per una rete a zero. A voi Torino. A Torino siamo a 4 minuti in ritardo rispetto all'Olimpico, si gioca il 28esimo, la Juventus è sempre in vantaggio sul Cesena per 1-0. Il Cesena, che ha sostituito Festa e infortunatosi con Toschi, continua nei suoi generosi tentativi di recupero e al 24esimo tiri ravvicinati di Toschi e Bertarelli sono stati ribattuti in estremis e Bordone, che poteva avventarsi sul rimpallo, metteva alto. Poco fa lo stesso Bordone, liberatosi sulla fascia destra dell'area juventina, sparava in diagonale da destra a sinistra verso Zoffe, ma il suo tiro risultava impreciso. Ha restituito il regalo Damiani proprio in questo istante, come forse potrete dedurre dal brusio che perverrà anche le vostre orecchie, sparando dalla stessa identica posizione e mettendo anche gli a lato. Siamo giunti al 29esimo a Torino, Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 a Teviola. Dove mancano 10 minuti alla conclusione di questo 172esimo derby che il Milan conduce per 3-0. Vi ricordo i marcatori: al 6esimo e al 39esimo Calloni e Benetti nel primo tempo, al 25esimo della ripresa autorete di Facchetti, poco fa è uscito dal campo Gorin che si è infortunato, Gorin era stato tra i migliori del Milan ed è stato sostituito in questo momento da Lorini. Il gioco per ora è sospeso, ripeto, mancano 9 minuti alla conclusione, Milan 3 Inter 0, voi Firenze. Qui è Firenze, pioggia fittissima sullo stadio di Firenze dove siamo giunti adesso al 29esimo minuto del secondo tempo con il risultato invariato, con la Fiorentina cioè in vantaggio sul Torino per 2-0, segnate al 20esimo da Caso e al 23esimo da Casarsa. Da segnalare al 27esimo un tiro di Sala dal limite altissimo sopra la traversa al quale ha risposto la Fiorentina un minuto dopo con un tiro di Guerini senza però molta convinzione. Poi al 29esimo Caso ha lanciato molto bene Casarsa, lo ha pescato proprio al millimetro mentre entrava in aria, però è netta era la sua posizione di fuorigioco e comunque il centravanti della Fiorentina non era riuscito ad agganciare il pallone. Siamo ora alla mezz'ora esatta con la Fiorentina in vantaggio sul Torino per 2-0. A voi Novara.
10 minuti alla conclusione, il Novara si limita a controllare la partita che continua a condurre per 2-0 sul Verona, il quale invece sta raddoppiando i suoi sforzi per arrivare in zona tiro. Poco fa Domenghini è entrato in area, però non è riuscito a tirare. Nel Verona intanto è uscito Turella, che giocava alla destra, ed è stato sostituito da Liverti, che è un centrocampista che viene quindi a rinforzare la cerniera difensiva della squadra piemontese. A voi studio. Bene Luzzi, ad Ascoli siamo giunti al 32esimo, la situazione è sempre di parità 0-0 tra Ascoli e Roma. A Bologna al 32esimo Lanerossi Vicenza 1 Bologna 0, 32esimo anche a Genova Sampdoria 0 Cagliari 0, 34esimo a Varese, Varese in vantaggio sulla Ternana per una rete a 0. In Serie B l'Atalanta è passata in vantaggio a Bergamo, quindi Atalanta 2 Reggiana 1, e passa all'ascolto di Roma. Dove mancano 10 minuti alla conclusione dell'incontro, Wilson si è fatto massaggiare pochi istanti fa essendosi leggermente infortunato, mentre con un colpo di tacco Giuliano sospinge la palla ancora davanti a sé, scende pericoloso verso l'area avversaria, cross per Clerici, intercettamento da parte di un difensore, ancora Giuliano, esce Purici, pallone sul fondo, ma dice l'arbitro Levrero è calcio d'angolo, e calcio d'angolo che avrà battuto presumibilmente sulla sinistra della rete difesa da Purici, che ripetiamo si è buttato coraggiosamente fra i piedi dei giocatori avversari. Il pallone viene portato lentamente dallo stesso centravanti Clerici verso l'area d'angolo, mentre stanno per schierarsi i giocatori in attacco del Napoli. Sono Giuliano, che entra in questo momento in area vicino al disco di rigore, più indietro c'è Braglia, anche Massa si avvicina controllato da Badiani, prendono posizione i giocatori e accorre prontamente Orlandini per recuperare il pallone che gli calcia ora Clerici, cerca di scambiare ancora con Clerici, Frustalupi si intromette, gli ha tolto la palla, la passa in avanti a Nanni, Nanni attende un po' qualche istante, intanto ecco Orlandini che ritorna ancora indietro, e quando Nanni fa il passaggio in avanti c'è un pronto intervento di Poliana che respinge, recupera ancora la palla Giuliano, la scambia con Massa nel cerchio del centrocampo, avanza in questo momento il numero 7, ha fermato la palla, la dirotta all'indietro verso Esposito, avanza ancora il mezzo sinistro del Napoli, aggira il suo diretto avversario, in questo momento è Badiani, tocca ancora sulla sinistra per la palma, quest'ultimo cerca di dare in profondità nel settore di Massa, respinge la difesa della Lazio, ma nessuno è pronto a ricevere il passaggio, sì che Burnic, che si è portato a giocare nella fascia centrale, può ancora toccare per i propri compagni del centrocampo, ecco Esposito, ecco successivamente Massa che ha recuperato la palla, mentre Esposito corre in avanti sulla sinistra per recuperare il passaggio di ritorno di Massa, lo recupera in questo momento, cerca di liberarsi Braglia dalla marcatura del suo diretto avversario, vi riesce, ha recuperato la palla, in attacco al limite dell'area c'è Clerici, sulla linea del fallo laterale sulla sinistra c'è Braglia, il pallone è terminato fuori, attendiamo la rimessa in gioco e cederemo ancora la linea a Torino, la rimessa in gioco è effettuata, Clerici recupera la palla costretta ad arretrare di qualche metro. Attenzione a Meri, scusa Meri, il Torino ha ridotto le distanze, adesso il risultato è Fiorentina 2 Torino 1, a te la linea. E concludiamo anche noi di attendiamo che venga battuto ancora questo calcio di punizione che è stato concesso per il Napoli, che vede impegnata ancora Clerici ed Esposito sul settore di sinistra, ecco un affondo di Clerici, un suo cross che viene ribattuto da Wilson, calcio d'angolo in favore del Napoli, ecco allora attendiamo gli sviluppi ancora di questa azione mentre mancano 8 minuti alla conclusione dell'incontro, il calcio d'angolo per il Napoli, ancora Braglia, ancora ancora Giuliano che si portano nell'area avversaria, ecco il tiro che sta per partire di Clerici, esce Pulici, blocca il pallone mentre Rececconi sarà portato a guardia del palo destro della rete laziale, sulla rimessa è Nanni che recupera il pallone e rilancia i propri attaccanti, a 8 minuti alla conclusione della partita, sempre il Napoli in vantaggio per una rete a 0, Braglia all'ottavo del secondo tempo, a voi Torino. Mancano 11 minuti alla conclusione a Torino, la Juventus è sempre in vantaggio sul Cesena per 1-0, è in attacco alla squadra romagnola, nella difesa della Juve sta giocando una gara molto attenta a Morini, molto autorevole nel chiudere quei varchi centrali che sono i più favorevoli per gli interventi sotto misura delle punte avversarie. La gara, che ripetiamo è leggermente scaduta quanto a contenuti tecnici, è comunque certamente cresciuta per quanto riguarda la varietà dei temi e l'alternativa del suo andamento. I rovesciamenti di fronte sono davvero molto rapidi e infatti adesso sta attaccando la Juventus con una manovra di alleggerimento con da Capello e perfezionata da Viola. Siamo a 10 minuti dalla conclusione a Torino, Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 e nuovamente un guizzo di Altafini sul servizio di Capello, che stava conducendo, come avevamo segnalato, una manovra sulla destra in collaborazione con Viola. Ha pescato Altafini sotto misura, colpo di testa secco dell'italo-brasiliano e palla deviata da Galli oltre la traversa. A 10 minuti dalla fine, ripetiamo, Juventus in vantaggio per 1-0, a voi San Siro. Dove mancano 4 minuti e mezzo alla conclusione della partita, che il Milan conduce meritatamente per 3-0. C'è ora ancora un'azione offensiva del Milan, scambio Bigon-Calloni che è al limite dell'area davanti a sé Facchetti, passa la palla a Benetti, il migliore in campo secondo noi, tiro di Benetti e grande parata
parata di Bordon che riesce a mettere in calcio d'angolo. 3-0 il risultato a 4 minuti dal termine. A voi Firenze. Mancano 10 minuti esatti alla conclusione dell'incontro. Il risultato adesso è Fiorentina 2, Torino 1. La reazione del Torino lo ha portato a ridurre le distanze esattamente al 33esimo minuto di gioco del secondo tempo, sugli sviluppi di una punizione quasi dal limite dell'area, punizione calciata da Sala con il passaggio a Ferrini, poi la palla ancora a Sala, il cross per Pulici e la rete appunto del 2-1. Mancano adesso 9 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro. Fiorentina 2, Torino 1. A voi Novara. Novara continua a condurre per 2-0 sul Verona, 5 minuti dalla conclusione. C'è da segnalare che l'ala sinistra Rolfo, l'autore dei due gol novaresi, si è trovato poco fa nella condizione di triplicare, era solo davanti al portiere Giacomi, ma questa attenzione, volta ha calciato. Attenzione, sta per cambiare forse la situazione qui all'Olimpico di Roma, per un atterramento di D'Amico al limite dell'area. C'è un calcio di rigore concesso dall'arbitro Levrero in favore della squadra laziale. Si sta per concludere così la partita, mancano 5 minuti alla conclusione dell'incontro e vediamo che Carmignani ritorna sconsolatamente tra i pali dopo che, come succede in questi casi, tutti si sono portati attorno all'arbitro. Dobbiamo anche dire, per la verità, che c'era stata un'azione precedente in cui Polente si era stato messo a terra in area napoletana, forse l'arbitro era coperto, non ha visto questa volta il fallo, ci è sembrato forse meno vistoso del precedente, ma comunque fallo c'è stato. D'Amico sbilanciato in aria, quasi era entrato da qualche metro in aria, è caduto a terra, l'arbitro non ha avuto esitazioni e ha concesso il massima punizione in favore della squadra laziale. Atteniamo dunque questi istanti che ci separano dal tiro di Chinaglia, infatti è Chinaglia l'uomo incaricato di battere il tiro dagli 11 metri, pone molto lentamente e con mossa attenta e studiata il pallone sul dischetto del rigore. Ecco che Chinaglia sta per allontanarsi, mentre vediamo che Polente si è rivolto le spalle al giocatore, Chinaglia non vuol vedere nella sua posizione, Polente non vuol vedere Chinaglia che tira, parte il tiro, rete sulla sinistra di Carmignani, Chinaglia ha deposto il pallone del pareggio laziale, a te Luzzi. Ecco, vi stavo dicendo che Rolfo, l'autore dei due gol novaresi, ha avuto poco fa la possibilità di triplicare, ma questa volta ha tirato debolmente, già come è riuscito a salvare. Il Novara comunque conduce sempre per 2-0 sul Verona quando mancano 4 minuti alla conclusione della partita. A voi studio. Qui è lo studio, 38esimo ad Ascoli, Ascoli 0, Roma 0, a Bologna 38esimo, Bologna 0, Lanerossi Vicenza 1, a Genova 39esimo, Sampdoria 0, Cagliari 0, a Varese la situazione è cambiata, vi è ora una situazione di parità al 39esimo, quindi Varese 1 Ternana 1, per la Ternana ha segnato al 36esimo Gritti. In Serie B sono cambiati due punteggi, Como in vantaggio, Como 2 Brindisi 1 e Taranto in vantaggio, Taranto 1 Pescara 0. Sento Ameri in linea. No, è Provenzali. Scusa Provenzali, dimmi. Da Firenze che dice che il Torino ha pareggiato a 7 minuti dalla conclusione dell'incontro, il risultato adesso è di 2-2. A te la linea. Bene Provenzali, grazie. Tra un istante passo la linea da Ameri, vediamo la situazione ancora in Serie B completa. Atalanta 2 Reggiana 1, Avellino 2 Foggia 0, Catanzaro 2 Alessandria 2, Como 2 Brindisi 1, Palermo 0 Genoa 0, Parma 1 Arezzo 0, Perugia 1 Spal 3, San Benedettese 1 Brescia 0, Taranto 1 Pescara 0. In Serie C Riccione 0 Rimini 1, questo però è un punteggio ufficioso, e Regina 1 Bari 1. Via Olimpico sino al termine e interventi prego sull'Olimpico per novità o finali. A te Ameri. Sì, d'accordo Bortoluzzi, riprendiamo la linea dell'Olimpico mentre ricordiamo che la Lazio ha pareggiato grazie a un calcio di rigore realizzato da Chinaglia, sta attaccando il Napoli, scende sulla sinistra Braglia, è pronto a entrare in area, vi entra ora, poi effettua un tiro che Pulici non ha difficoltà a parare, appostato sul proprio palo di destra e poi con le mani subito il pallone sul campo da gioco, esattamente sui piedi di Nanni che allunga il pallone verso Frustalupi, ormai provato lo sforzo ma comunque riesce a toglierlo a Burnic che se n'era impossessato, perdono ancora la palla i giocatori laziali e recupera invece la palla Giuliano che va a terra. C'era stato un intervento di Chinaglia che restituisce ancora molto cavallerescamente la palla al giocatore Giuliano perché quest'ultimo batta un calcio di punizione. Calcio di punizione in favore del Napoli mentre mancano 2 minuti alla conclusione dell'incontro. Dall'altezza della linea mediana parte un passaggio sul settore di sinistra per Massa. Fallo di mano forse da parte del giocatore. Scusa Meri se ti interrompo, a San Siro risultato finale. Milan batte Inter 3-0, a te la linea.
Benissimo, ecco c'è il calcio di punizione concesso ed ecco Frustaluppi che allunga il pallone sulla sinistra per Badiani. Avanza in questo momento Badiani davanti a Sir Landini, cerca di liberarsi di Giuliano toccando ancora per Rececconi. L'azione riesce, Rececconi si sposta ora sulla sinistra in attesa di fare un cross sotto porta per Chinaglia che si butta un po' di mischia davanti all'area. Intervento finale di Bruscolotti che alza il pallone, c'era stato un intervento forse anche falloso da parte di Carlaschelli, l'arbitro arresta l'azione e comanda molto presumibilmente un calcio di punizione in favore della squadra della Lazio. Qualche incidente frattanto nel settore davanti a noi, vediamo volare qualche sedia, il pubblico dovrebbe restare calmo. Ecco che intanto la Lazio cerca di riattaccare nuovamente, ecco Badiani, la cui azione viene fermata per un calcio di punizione concesso in favore del Napoli. Ultime battute della partita, Lazio e Napoli stanno pareggiando sul terreno dell'Olimpico. Ecco il calcio di punizione che è stato concesso in favore del Napoli, che Orlandini si appresta a battere. Rincorsa non molto lunga, passaggio effettuato a Burnic che si porta in attacco, ecco il libero del Napoli che avanza, tocca il pallone per Giuliano, attende Clerici che riceve in questo momento, entra o sta per entrare in area. Intanto un spettatore è entrato sul campo e si avvia verso l'arbitro Levrero, azione pericolosa, ecco l'arbitro che intanto concede un calcio di rigore in favore. È una cosa che sta succedendo in questo momento, un calcio di rigore in favore della squadra del Napoli in conclusione della partita, mentre vediamo che uno spettatore che si era portato sul terreno di gioco, ossia aveva fatto una invasione solitaria, è stato preso a calci dal solito Chinaglia che l'ha colpito nella solita parte dove dice Chinaglia predilige colpire i giocatori e forse anche i tifosi, e l'ha messo fuori campo con l'aiuto anche della forza pubblica. Ci è sembrato anche la concessione di un calcio di rigore in favore del Napoli, ma vogliamo vedere quello che accade realmente, perché stavamo osservando mentre lo spettatore stava per sopraggiungere alle spalle del signor Levrero. Dovrebbe trattarsi di un calcio di rigore, così mi sembra di vedere, per un fallo di mano forse. Il Pulici, vediamo, si è portato a discutere con l'arbitro, ma ora ci sono anche l'intervento di Lovati sul terreno di gioco, cerca di calmare gli animi. La partita si è accesa, ha avuto ed è vissuta su toni atletici e agonistici piuttosto vivi, si sono riaccesi molte volte questi toni rischiando di far degenerare l'incontro, e proprio nel finale c'è stato questo episodio che non ci voleva, questa invasione solitaria che è coincisa in pratica con l'assegnazione di un calcio di rigore al Napoli. Quindi noi teniamo ancora la linea mentre attendiamo che venga battuta la massima punizione. Orlandini ci sembra l'uomo più vicino al pallone, ma c'è anche Clerici, mentre Pulici va a sbattere il suo piede sinistro sul palo di sinistra. C'è il dottor Ziaco anche sul terreno di gioco, Lovati allontana Polentes dalla zona caldo, ossia dalla zona dell'area di rigore laziale. C'è anche Badiani che cerca di parlare ancora con l'arbitro, è stato buttato forse qualche candelotto. Vediamo che frattanto c'è l'intervento anche della polizia che è attenta, controlla l'evolversi della situazione, naturalmente vuole impedire l'invasione eventuale di campo, non dovrebbe esserci questi pericoli, e comunque ci rivolgiamo ai tifosi laziali che ci possono ascoltare di restare calmi, e di restare calmi assolutamente. Intanto la polizia prende posizione, non dovrebbe succedere nulla, dovrebbe essere portata a termine questa partita fino alla fine, dovrebbe essere battuto il calcio di rigore, ma ovviamente dopo questo calcio di rigore difficilmente si riprenderà a giocare. Vediamo che l'arbitro Levrero controlla ancora la situazione. La polizia si è già portata comunque alcuni reparti vicino agli spogliatoi per permettere poi l'uscita dei giocatori. Clerici ha deposto il pallone sul dischetto del calcio di rigore, prende la rincorsa al centro dell'area, ora anche Frustaluppi si porta fuori dell'area, Pulici sconsolato prende posizione in mezzo alla porta, ovviamente il portiere ha cercato di dire di no all'arbitro, parte il tiro di Clerici, parata di Pulici! Pulici ha parato Pulici e si ributta in attacco subito la Lazio. Ecco un passaggio effettuato ancora a Chinaglia che scatta rapidamente oltre la linea centrale del campo. Bruscolotti, per evitare il peggio dalla linea mediana, spara una cannonata verso il fondo. Il tiro di rigore sbagliato da Clerici, e si tratta in effetti di un tiro sbagliato in quanto Pulici è riuscito a pararlo anche piuttosto bene, il tiro sbagliato da Clerici, dicevamo, forse riuscirà a contribuire a calmare un po' gli animi. Intanto anche gli spettatori più accesi sono fermati per osservare l'evolversi della situazione. Ora il pallone è stato respinto dai giocatori del Napoli su un attacco della Lazio che si è sviluppato subito repentino, non appena è stato battuto il calcio di rigore e Pulici è riuscito a respingere la palla. Ecco Rececconi con un colpo di testa, ecco Frustaluppi, attende Badiani, ribatte ancora nell'area avversaria, colpo di testa di La Palma. Ameri, attenzione, scusa, finale a Novara, Novara batte Verona 2-0, a te la linea. Il pallone è terminato in fallo laterale e proprio crediamo in questo momento sì, è così, l'arbitro Levrero dà il segnale di chiusura dell'incontro. Ci sembra, cari amici, che abbiamo detto un po' tutto di questa partita, che è stata bella nei primi 25-30 minuti, si era un passo vinto nel corso del primo tempo, poi è ritornata ad essere bella ancora negli ultimi 10 minuti del primo tempo. Nella ripresa è venuto fuori, forse per un errore, per una distrazione di Martini, il gol dei napoletani. Infatti Martini, ricordiamo, nel dare indietro il pallone a Pulici ha permesso l'inserimento del numero 11 del Napoli, Braille, il quale ha evitato l'uscita delle portiere d'azione
parziale e ha insaccato a porta vuota. La Lazio ha cercato di ristabilire sorti di incontro, non vi è riuscito, è stato il Napoli, anzi, a rendersi molte volte pericoloso. C'era stata già quell'azione, abbiamo detto, nell'area napoletana, quando Polente sarà stato sospinto alle spalle e l'arbitro non era riuscito forse a vedere il calcio di rigore. Ha concesso la massima punizione alla Lazio allo scadere quasi del tempo, a 5 minuti dalla conclusione. Scusate, Olimpico, finale a Torino, Juventus batte Cesena 1-0, a voi la linea. Quando dicevamo D'Amico è stato messo a terra al limite dell'area, il calcio di rigore battuto da Chinali ha permesso alla Lazio di pareggiare. Successivamente, mentre c'era l'invasione di uno spettatore solitario che di corsa stava attraversando il campo per portarsi alle spalle dell'arbitro, l'arbitro concedeva un altro calcio di rigore al Napoli per un fallo di mani. Il calcio di rigore veniva battuto dopo molte discussioni da Clerici, il quale però tirava male e così permetteva a Pulici di intercettare il pallone. Attenzione a Meri, finale a Firenze, Fiorentina 2, Torino 2, a te la linea. Benissimo, non ci dilunghiamo più, cediamo la linea a Bortoluzzi e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla nostra prossima trasmissione di Domenica Sport. A te Bortoluzzi. Prima di collegarci con gli altri campi di gioco, la Stock vi ricorda i suoi famosi brandy. Stock 84, Royal Stock, Stock Original, tre eccellenti interpretazioni di una lunga tradizione. Qui è lo studio centrale, prima delle brevi cronache gli altri risultati finali. Ad Ascoli, Ascoli e Roma 0-0, a Bologna, Bologna e Lanerossi Vicenza 1-1 per il Bologna pareggiato al 44esimo Savoldi. A Genova, Sampdoria e Cagliari 0-0, a Varese, Varese e Ternana 1-1. Panoramica dunque per le brevi cronache, a te Sandro Ciotti. Va bene, qui a Torino vi ribadiamo il risultato finale. La Juventus ha battuto il Cesena per 1-0 grazie a un rigore trasformato da Damiani al 40esimo del primo tempo. La Juventus, priva di Anastasi, Causio e Forino, non ha certo incantato. La difesa palleggiata del Cesena l'ha posta spesso in imbarazzo, costringendola a cercare il centro dell'area romagnola con lunghi e prevedibili spioventi, sui quali i difensori di Bersellini hanno potuto quasi sempre disimpegnarsi efficacemente. Questo per i primi 40 minuti. Poi, dopo il discusso episodio del rigore trasformato da Damiani, il gioco si incattiviva per tornare tuttavia su un piano di sufficiente correttezza nella ripresa, quando il Cesena, chiamato ad attaccare, lo faceva con molto slancio ma con scarsa efficacia, sia per l'abilità della difesa juventina, forse poco elegante ma mai distratta, sia per una certa carenza delle punte cesenate in sede di conclusione. Facendo comunque questo attacco in massa, il Cesena si è esposto in varie occasioni al contropiede juventino, che in qualche occasione hanno fallito il gol piuttosto facilmente con Damiani e con Altafini. Ha arbitrato Picasso davanti a 20.000 spettatori. Vi ricordiamo ancora il risultato finale. Juventus batte Cesena 1-0, a te Viola. Ripeto il risultato finale di San Siro. Milan batte Inter 3-0. Niente da fare quindi per l'Inter contro il Milan di oggi. La partita è stata sempre dominata dai rossoneri, che hanno dimostrato una straordinaria concentrazione, bloccando a centrocampo l'Inter con accorte marcature e proponendo le proprie iniziative con un ritmo superiore. Bigone e Gorina hanno validamente assistito il miglior Benetti della stagione e su questi tre elementi il Milan ha costruito la sua brillante vittoria. Nell'Inter Mazzola si è battuto generosamente per cucire il gioco della squadra, ma non ha avuto una valida collaborazione da parte dei compagni, quasi tutti in minoranza rispetto agli avversari diretti in maglia rossonera. Vi ricordo i gol: ha segnato al sesto Calloni, al 39esimo sempre del primo tempo Benetti, il terzo gol è stato segnato da Facchetti, autorete naturalmente, al 25esimo della ripresa. Ha diretto il signor Serafino davanti a 60.000 spettatori in una giornata piovosa. Gli angoli sono stati 9-4 per l'Internazionale. Vi ricordo il risultato: Milan batte Inter nel 172esimo derby per 3-0. Qui San Siro, a voi Firenze. A Firenze ripetiamo il risultato finale: Fiorentina e Torino hanno concluso in parità 2-2. È successo tutto nel secondo tempo e per l'esattezza in appena 18 minuti. La Fiorentina si è portata prima in vantaggio di due reti realizzate nello spazio di 3 minuti. Poi, quando riteneva di avere ormai la partita in mano, ha rallentato il suo ritmo e ne ha approfittato il caparbio Torino, che ha visto così premiata la sua volontà. Vediamo rapidamente i gol. Dunque, dicevamo, la Fiorentina è andata in vantaggio al 20esimo con Caso. C'è stato un cross dalla destra di Casarsa, colpo di testa di Caso con la palla che rimbalzava prima sul terreno e poi terminava in rete. Secondo gol del raddoppio fiorentino 3 minuti dopo, al 23esimo, realizzato da Casarsa. L'azione però sarà tutta di Antonioni e Casarsa praticamente si è limitato a deviare il tiro di Antonioni mettendo la palla
in rete. Fiorentina quindi in vantaggio per 2-0, ma al 33esimo il Torino riduceva le distanze con un gol di Pulici scaturito da un calcio di punizione battuto da Sala con il passaggio a Ferrini, poi la palla ancora a Sala, questa volta il passaggio giusto per Pulici che riduceva le distanze. Il Torino ha pareggiato poi al 38esimo, anche questa volta l'azione è scaturita da un calcio piazzato, esattamente da un calcio d'angolo battuto dal solito Sala, è uscito a vuoto il portiere della Fiorentina Superchi, ha sbagliato l'intervento anche Antonioni ed ha ripreso il pallone Mozzini di testa che ha segnato così il pareggio. Dunque i gol al 20esimo Caso, al 23esimo Casars, al 33esimo Pulici e al 38esimo Mozzini. Quando mancavano appena 2 minuti alla conclusione dell'incontro, eravamo infatti al 43esimo, c'è stato uno scontro fra Graziani e Merlo e l'arbitro, il signor Michelotti, ha mandato entrambi agli spogliatoi con 2 minuti d'anticipo. I calci d'angolo sono stati 6-5 per la Fiorentina, gli spettatori 30.000 circa, ha arbitrato il signor Michelotti. Ripetiamo il risultato finale a Firenze, Fiorentina 2, Torino 2, a voi Novara. A Novara il Novara ha battuto il Verona per 2-0. I gol sono stati realizzati tutti e due nel primo tempo e tutti e due dall'ala sinistra Rolfo, che all'ottavo ha infilato di testa su cross di Carrera e al 43esimo ha realizzato con un tiro trasversale quasi dalla linea di fondo. 2 gol bellissimi e vittoria meritata del Novara, che su un campo difficilissimo per la pioggia è riuscito a mettere in mostra un gioco più organico e aggressivo, mentre nella ripresa si è limitato soprattutto a controllare le azioni degli avversari. Quanto al Verona, frastornato dall'inizio tambureggiante dei novaresi, ha mostrato grosse pecche soprattutto in difesa, ma anche quando è riuscito ad organizzarsi non è mai riuscito, diciamo così, ad impegnare seriamente il portiere Pinotti. Ripeto, vittoria meritata del Novara, ha arbitrato abbastanza bene Menegali e tutto a voi studio. Bene Luzzi, qui è lo studio, ancora qualche cenno di cronaca prima di passare al riepilogo dei risultati. Ad Ascoli, Ascoli a Roma 0-0, i calci d'angolo 4-3 per la Roma, ha arbitrato il signor Panzino. A Bologna, Bologna e Lanerossi Vicenza 1-1, primo tempo 0-1. Al 22esimo segna Galuppi su azione di calcio di punizione battuto da Sormani e per il Bologna a 1 minuto dal termine pareggia Savoldi. I calci d'angolo 10-4 per il Bologna, arbitrato il signor Benedetti. A Genova, Sampdoria e Cagliari 0-0, i calci d'angolo in favore della Sampdoria per 17-4, ha arbitrato il signor Lazzaroni. A Varese, Varese e Ternana 1-1, primo tempo 0-0, al 18esimo segna Maggiora su azione susseguente a calcio di punizione e al 36esimo per la Ternana pareggia Gritti. Calci d'angolo 12-6 per il Varese, ha arbitrato il signor Riccardo Lattanzi. Vediamo allora il quadro completo dei risultati. Ad Ascoli, Ascoli e Roma 0-0, a Bologna, Bologna e Lanerossi Vicenza 1-1, a Firenze, Fiorentina e Torino 2-2, a Torino, Juventus batte Cesena 1-0, a Roma, Lazio e Napoli 1-1, a Milano, Milan batte Internazionale 3-0, a Genova, Sampdoria e Cagliari 0-0, a Varese, Varese e Ternana 1-1. Al comando della classifica con 32 punti la Juventus, seguono Lazio e Napoli con 27 punti, quindi Torino 26, Roma 25, Bologna e Milan 24, Internazionale 23, Fiorentina 20, Cagliari 18, Cesena 17, Ternana 16, Ascoli e Lanerossi Vicenza 15, Sampdoria 14 e Varese 13 punti. La classifica dei marcatori alla sesta di ritorno vede sempre al comando Savoldi del Bologna con 14 reti. Seguono 2 giocatori, Prati della Roma e Chinaglia della Lazio con 10 reti. Quindi con 8 reti, Gori del Cagliari, Graziani del Torino, Braglia del Napoli, Pulici del Torino. Con 7 reti ancora Clerici del Napoli e Damiani della Juventus. Passiamo ora ai risultati finali, che ci passa ora la cartella Cirillo, i risultati finali della Serie B. A Bergamo, Atalanta batte Reggiana 2-1, ad Avellino, Avellino batte Foggia 2-0, a Catanzaro, Catanzaro batte Alessandria 3-2, a Como, Como batte Brindisi 2-1, a Novara, Novara batte Verona 2-0, a Palermo, Palermo e Genoa 0-0, a Parma, Parma batte Arezzo 1-0, a Perugia, Spal batte Perugia 3-1, a San Benedetto del Tronto, San Benedettese batte Brescia 2-0, a Taranto, Taranto batte Pescara 2-0. La classifica 32 punti il Perugia, seguono Verona 29, Palermo 28, Como 27, Catanzaro, Avellino e Novara 26, Brescia 24,
Pescara, Genoa e San Benedettese 23, Foggia, Atalanta e Parma 22, Taranto 21, Spal 20, Alessandria 19, Arezzo 17, Reggiana 16, Brindisi 14 punti. Due risultati finali del campionato di Serie C. A Riccione, Rimini batte Riccione 2-0, a Reggio Calabria, Regina e Bari 1-1. Gentili ascoltatori, abbiamo così conclusa la trasmissione. Vi diamo appuntamento a domenica prossima, sempre alle ore 16, sul programma nazionale. Tra un minuto e mezzo circa vi invitiamo all'ascolto di Domenica Sport sul secondo programma. Vi ringraziamo per l'attenzione e buonasera a tutti.